L'architetto Novembre, ora vedrete, anche per chi non associa il nome alle sue creazioni, ora secondo me sono convinta che appena ne vedrete qualcuno lo riconoscerete. È uno dei più famosi designer al mondo e chiaramente tra i vari materiali adesso cercherà. Mi pare che tu hai pubblicato un libro di divulgazione sul design, no? Sì, Che si intitola. che si intitola Il design spiegato a mia madre. Diciamo che veramente io quando ho avuto l'invito di Eva mi sono sentito molto a disagio, nel senso io non appartengo al vostro mondo, ciao Alessandro, non mi considero un ricercatore a tutti gli effetti, anzi io gli ingegneri li ho sempre visti dall'altra parte della barricata, mi sono laureato al Politecnico di Milano. E proprio, non so se avete presente il Politecnico, c'è via Bonardi che distingue la parte architettura da quella ingegneria. Quindi gli ingegneri per me erano solo quelli che venivano a beccare le nostre ragazze. Però poi diciamo che col tempo ho imparato ad apprezzarvi moltissimo. E mi sono accorto che molte delle persone che stimavo profondamente erano appunto laureate in ingegneria. Io credo, dopo aver ascoltato tutti gli altri oratori, che il mio contributo, per quanto possa sembrarvi superficiale tutto, ma credo sia importante perché a volte anche un punto di vista diverso serve. Cioè, posso fare un pochino da grillo parlante, secondo me. Quindi proverò a stimolarvi. Partiamo. Voglio dirti una parola sola. Solo una parola. Sì, signore. Mi ascolti? Sì, signore. Plastica. Non credo di aver capito. L'avvenire del mondo è nella plastica. Pensaci. Ci penserai certamente. D'accordo? Pensaci. Questo è un film meraviglioso, ragazzi. Questo è chiaramente Mike Nichols, 1967. Dustin Hoffman vince un Oscar per questo film. E questa è una frase topica, evidentemente, perché 1967, per voi che siete, no, tutti dei gran professoroni, ricorderete che il 12 dicembre del 1963 Giulio Natta riceveva il premio Nobel per la chimica proprio per le sue importanti ricerche nel mondo delle materie plastiche. Si dice sia il padre del polietilene, ce lo portiamo fino ad oggi il polietilene, sono passati 51 anni e 3 giorni, direi che ha assolutamente invaso il mondo. Ma che colpa aveva quest'uomo? Voglio dire, quest'uomo era assolutamente un genio, insegnava tra l'altro al Politecnico di Milano, dopo vedremo fra i suoi allievi chi altro c'era. Sta di fatto che alla fine che colpe ha avuto quest'uomo? Anzi, vediamo i pregi. Cioè, ha inventato dei super materiali. Perché in fondo pensiamo alle caratteristiche delle materie plastiche studiate da Giulio Natta, no? Sono resistenti, infrangibili, a basso costo. Cioè, in fondo, veramente lui inventava dei super materiali. Semplicemente però che uso ne abbiamo fatto negli ultimi 50 anni? È su quello che forse bisogna interrogarsi. Poi comunque devo dirvi, io ho un background da architetto e da designer. Quindi ora vi farò vedere proprio un excursus di quello che è stato, no, l'importanza delle scoperte di Natta e l'applicazione delle scoperte di Natta sul mondo dell'espressione, che però quello conta tantissimo, voglio dire. Andiamo avanti. Allora, questo a me piace tantissimo guardare la tavola periodo degli elementi, 118 elementi, è come il Lego. Ecco, io dal mio punto di vista, come progettista, come architetto, è come se fosse il Lego, sono i mattoncini di Lego e con questi Lego si costruisce tutto. Io devo dirvi, tra l'altro, che penso a Giulio Natta, penso agli elementi chimici e c'è un'altra persona che mi ha sempre colpito, che è un altro vostro collega, che è il buon Antoine Laurent de Lavoisier. Perché io, sin dal liceo, voglio dire, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. È una frase che mi ha sempre molto impattato, mi ha sempre molto colpito. In effetti tutto semplicemente si trasforma. Ci sono però dei tempi diversi nella trasformazione delle cose. Tra l'altro mi interessa quando voi parlavate prima di politica, di cultura, no? Lavoisier non faceva semplicemente il chimico, faceva il riscossore delle tasse. Non so quanti di voi lo sanno questa cosa qui. Oppure, per esempio, era anche matematico Lavoisier. Lavoisier ha sviluppato
il sistema metrico decimale per calcolare i terreni e quindi il pagamento delle tasse sui terreni. Questo è molto interessante ed è anche molto interessante come muore Lavoisier. Lo sapete che muore decapitato? E questo per un motivo semplicissimo. C'era fra i suoi accusatori durante la Rivoluzione francese, perché lui era stato un riscossore delle tasse, un certo Gian Paolo Mara. In francese diremmo Jean-Paul Marat. E sapete perché lo fa uccidere? Per un motivo banalissimo, come diceva il buon Trombetti prima, no? Perché poi sono le cose misere fra uomini. Perché Jean-Paul Marat non era stato accettato da Lavoisier all'Accademia delle Scienze. E quindi quella fu una piccola vendetta, la decapitazione di un uomo i cui elementi di chimica continuiamo a studiarli oggi, cioè gli studenti di chimica, i testi base sono ancora quelli di Lavoisier. Andiamo avanti. Questo signore si chiama Giulio Castelli e sua moglie si chiama Anna Castelli Ferrieri. Nel 1949 questo signore fonda un'azienda che si chiama Cartel. Cartel, ecco, voi non dirà niente probabilmente, ma se voi invece girate il mondo, uno dice plastica, Italia, uno dice Cartel. Allora, questo signore, che è stato tra l'altro allievo appunto di Giulio Natta, quindi esce neolaureato e fonda questa azienda che si occupa all'inizio di materiali per la casa. Dopodiché si rende conto che la sperimentazione, vuol dire, sono le case degli italiani, il 49, subito dopo guerra, cioè è veramente un fermento assoluto. Si rende conto dopo qualche anno, insomma, che più che la piccola oggettistica deve dedicarsi all'arredare, al fornire mobili per le case degli italiani. Qui mi interessa farvi vedere un esperimento antecedente, nel senso questo è del 50, Charles Ray Eames, non lo so, sono come Natta per il design, per spiegarvi, cioè sono questi due americani, questa coppia di americani, che però vedete, questa è una sedia che oggi è di stramoda, no? No, dopo 64 anni, tra l'altro è interessante anche questo. Cioè, oggi, io torno, 15 giorni fa ero a questa fiera a Miami che si chiama Design Miami, insieme ad Art Basel, diciamo il picco assoluto della ricerca estetica nel mondo su design e arte in questo momento. Ebbene, solo per tenervi al corrente di come va il mondo, c'è un ritorno pazzesco agli anni 50. Cioè, vi sembrerà incredibile, ma in un momento di buio culturale come io considero il nostro, c'è proprio questa ricerca del conservativismo, proprio questa estetica molto tranquilla. Ecco, noi abbiamo quasi paura del futuro oggi nel 2014, sta di fatto che nel 50 questo era il futuro. Guardate nel 53 come lo sviluppa dall'altra parte dell'oceano Eero Saarinen, e in ogni caso, nel 59 Werner Panton, o nel 63 Eero Aarnio, vedete veramente tutta la ricerca delle forme. Cioè, io questo lo trovo fantastico, a parte che queste due, scusate, ma quanto si assomigliano queste due sedute, interessante, cioè a volte l'idea di modernità, guardate, io non so nel vostro settore, ma gli studiosi, i creativi, io li considero delle antenne. Le antenne sono capaci di percepire, forse prima degli altri, delle onde che si propagano, ma quelle onde lì sono uguali per tutti, cioè è proprio un problema di sensibilità, se vogliamo, no? Quindi a me non stupisce che questi due arrivino quasi allo stesso risultato, perché significa che veramente le onde della sensibilità di quel periodo erano esattamente le stesse, e questi erano due ricettori assolutamente intelligenti e fuori dalle parti, non si può dire che abbiano copiato. Quindi vediamo appunto Werner Panton, Eero Aarnio, ma mi interessa arrivare qui perché nel 61 questo è il primo esempio di produzione a stampaggio realizzato appunto dal buon Giulio Castelli in Cartel, e questa è una sedia per bambini, fatta tra l'altro da Marco Zanuso e Richard Zapper, e da bambini perché a quel tempo lì lo stampo più di questa dimensione qui non si riusciva ad ottenere. Quindi, a parte questo piccolo esperimento del 64, che però rimane un esperimento isolato, questa invece è la prima sedia del design italiano prodotta perfettamente con uno stampaggio a iniezione, risale al 1965 ed è realizzata da Gio Colombo. Gio Colombo è un altro assoluto, cioè io qui vi sto mostrando degli assoluti solo per così, cultura generale, vi fa soltanto bene. Allora, qui andiamo invece da un'altra parte della Brianza, perché poi tutto questo nasce in Brianza, cioè è interessante quando si parla di distretti, e lì a proposito dei distretti mi domando, no?
Il buon Trombetti prima diceva: e siamo orgogliosi che in questa regione ci siano 7 distretti. Ma non sono troppi. Cioè, non so, uno non basta. Siamo a fare il compleanno di IMAST. Cioè, auguri, compleanno bellissimo. 7 mi sembrano troppi. Non lo so, eh. Poi, così dall'esterno, io voglio fare veramente solo il grillo parlante. Poi lì, veramente, è come Marat che fa uccidere la Boisier. Cioè, poi ci sono tutte le logiche del cazzo. Comunque, vabbè. Allora, sta di fatto che questo, dall'altra parte della Brianza c'era un altro signore invece che si chiamava Pier Ambrogio Busnelli. Fate conto che questo signore qui non aveva studiato nulla, cioè perlomeno Giulio Castelli era laureato in chimica, in ingegneria chimica, ma Pierino Busnelli era semplicemente un uomo di grande intuizione, come molti degli imprenditori italiani che hanno fatto questo paese grande. Insomma, Pierino Busnelli, in un suo viaggio in Inghilterra, osserva delle paperelle fatte in un materiale plastico soffice. Ed erano i primi esperimenti di Bayer, ovviamente con i poliuretani, no? E lui non fa altro che prenderlo, portarlo, vendere l'idea a un suo vicino di casa, che era Cesare Cassina, che già aveva una grande industria di mobili, che poi produceva mobili molto più semplici in una certa maniera. Erano fatti di legno, erano fatti di metallo, come si fanno le navi di Fincantieri oggi. Cioè, la gente per cambiare idea ci mette tantissimo, di dargli col bastone in testa. Insomma, sta di fatto che arriva Pierino Busnelli, va da Cesare Cassina e si fa finanziare l'idea, e aprono insieme questa azienda che si chiama C&B, che è Cassina e Busnelli. E questo è il primo divano importante stampato con poliuretano, anche questo stampaggio poliuretanico, e del 1966 disegnava Fra Tobia Scarpa, e diventa un bestseller assoluto. Cioè, fate conto che, ecco, anche qui mi interesserà farvi una comparazione di le diverse tecnologie con il numero di pezzi prodotti. Cioè, quando parliamo del Coronado, parliamo di milioni di pezzi prodotti. Oggi milioni di pezzi prodotti non ne produce più nessuno. Andiamo avanti. Questa, per esempio, è un'altra. Cioè, questa è una sedia che probabilmente voi da ragazzini ve la siete trovata in casa. Questa è la Plia di Giancarlo Piretti. E io dicevo, quando mostro questa foto, dico sempre: saprete sicuramente di chi parlo, e mi riferisco al culo. Quello è il culo di una dei cantanti degli ABBA, che è una nota di colore che a me piace moltissimo. Sta di fatto che questa sedia viene venduta in milioni di esemplari da un'azienda che si chiama Anonima Castelli, disegnata da Giancarlo Piretti, questa azienda, Anonima Castelli, che oggi non esiste più. Cioè, questo è anche pazzesco, come le industrie italiane non riescano mai ad arrivare alla seconda generazione, alla terza poi non se ne parla assolutamente. Cioè, stiamo parlando di un'azienda che era assolutamente leader, tra l'altro di un distretto diverso, perché era invece in Emilia Romagna, era nei dintorni di Bologna. Quindi è pazzesco che nel 67 questi sono assolutamente leader di mercato, oggi scomparsi. La rivediamo, l'oggetto, lo ricorderete da bambini, dicevo. Questo è un'altra maniera di usare la plastica, quindi gonfiabile. Questo è un prodotto da Zanotta, che è stato un altro grande campione della produzione italiana. È un pezzo pazzesco, questo è nel 67, lo stesso anno di Mike Nichols, lo stesso anno del laureato, l'anno, tra l'altro, prima della rivoluzione studentesca. Quindi immaginatevi l'innovazione sul linguaggio. Cioè, qui si preparava il terreno. L'humus era perfetto, perché tutto quello che poi è stata l'estate parigina, cioè era naturale che tutto questo succedesse, la temperatura era a livello, se dobbiamo parlare di esperimenti di chimica, no? Qui la vediamo meglio. Guardate, per esempio, questa innovazione interessante. I tedeschi a volte ci hanno azzeccato, non è che siamo solo noi italiani. E questo invece, torniamo in Italia. Qui ancora ero Arnio del 68, questo è il sacco, ma stupendo, cioè, immaginatevi, voglio dire, l'annullamento della forma. Nel 68 la zona del mobile arrivano sti tre assolutamente sconosciuti, Gatti, Paolini, Teodoro, con questo grande produttore che è Aurelio Zanotta, e dicono: ci si siede così. Poltrona diventata famosa per il buon ragionier Fantozzi, cioè, ci avete presente, dove non si sa come sedersi, però se ci pensate dal punto di vista dell'innovazione era l'assoluta informalità, no? Voglio dire, perché si sta seduti in questa maniera? Cioè, chi sta seduto per terra, c'è chi dorme su letti di chiodi, voglio dire. Io trovo che il sacco sia semioticamente ad un grado simbolico pazzesco. Andiamo avanti, questo Sergio Mazza, toga, vedete la libertà della forma, voglio dire, toga è come se veramente il nome stesso, no? Cioè, è un drappo di tessuto solidificato, e questo soltanto grazie ai materiali plastici. Qui vediamo Anna Castelli Ferrieri, la moglie di Giulio Castelli, grandissima designer, anche lei si cimentava con dei grandi masterpiece del tempo.
qui Boomerang, 69 ancora, mi interessa arrivare, questo è il grande Vico Magistretti, la Selene 69, questi tutti i capolavori di Cartel, mi interessa arrivare ad un punto fondamentale, questo Molar Sofa interessante. Allora, questa è un'altra cosa interessante di Gaetano Pesce, cioè fate conto che all'interno di C e B tutta la ricerca poi era sollecitata da pazzi veri, ma pazzi interessanti. Questo Gaetano Pesce è uno dei miei designer preferiti. Fate conto che se ne viene fuori con tutta questa serie nel 69 e lui prova a mettere a punto con Bayer e con C&B un sistema per cui lui vendeva una busta che veniva aperta dal consumatore e si gonfiava dentro casa. Cioè, questa è un'intuizione del 69. Dopo, purtroppo, si è andata a infrangere contro un muro tecnico. Cioè, non c'erano, la maggior parte dei prodotti non riuscivano a gonfiarsi bene, e, si rovinavano dopo un po'. Insomma, ci fu un problema evidentemente tecnico, ma l'intuizione era pazzesca. Cioè, pensate al problema dei trasporti, no? Quindi un poliuretano che poi viene spedito sotto vuoto e con l'ossigeno si gonfia, questa è un'intuizione veramente pazzesca, 1969. Ecco infatti come avveniva il tutto, cioè, voglio dire, pensiamo veramente a quanto incidono i trasporti, no? Cioè, proprio, ma non solo in termini economici, io guardate, il denaro è semplicemente un mezzo, cioè, pensate il casino di trasportare le cose, anche i nostri corpi fino a qui, voglio dire, potevo anche parlare in videoconferenza. Luigi Colani, altro grandissimo, tra l'altro lui si chiama Lutz, cioè è interessante che un tedesco decida di mettersi un nome italiano perché a quel tempo faceva figo, e questo non è un anno casuale, è il 1972, queste sono le bambole sempre per C&B, questo è Mario Bellini è un altro grande eroe del design italiano, ma vi dico 72 perché è un anno molto molto importante. Nel 72 il Museo d'Arte Moderna di New York, a quel tempo lo era, lo è ancora oggi, la più grande istituzione accademica, decide di dedicare al design italiano una grande mostra che intitola Italy, the New Domestic Landscape, quindi il nuovo panorama domestico. Bene, questa è una data importantissima. Questo è il comunicato stampa del curatore Emilio Ambas, sudamericano, quindi neanche italiano, perché Emilio Ambas sembra italiano, non è italiano. Italy, Mr. Ambas says, is not only the dominant product design force in the world. Non è soltanto l'unico produttore dominante di design nel mondo, ma anche illustra alcuni dei problemi, dei concern, di tutte le società industriali, tutti i problemi, diciamo. L'Italia ha assunto le caratteristiche di un micromodello dove un grande spettro di possibilità, limiti e problemi critici dei design contemporanei attraverso il mondo sono rappresentati da diverse e a volte opposti approcci. Questo include un ampio raggio di teorie conflittuali circa lo stato presente delle attività di design, la sua relazione alle industrie e allo sviluppo urbano, esattamente come la distrust, la sfiducia crescente verso gli oggetti di consumo. Ok, quindi cosa dice Ambas? Nel comunicato stampa dice che noi siamo il laboratorio per eccellenza nel mondo. Quindi, ragazzi, noi nel 72 abbiamo veramente il conto in banca della stima del mondo al massimo. Oggi devo dirvi, ma ve lo dico proprio in maniera, siete tutti italiani in questa sala, quindi sto parlando ai miei connazionali, non valiamo più niente. Cioè, purtroppo, ve lo dico con grande tristezza, non valiamo più niente. Cioè, noi abbiamo sprecato un patrimonio di credibilità dal 72 fino al 2014. Proprio buttato via. Ci arriveremo anche, perché sta di fatto, accettiamolo. Fate conto che Cartel, e mi ritengo su Cartel, lì sono le aziende che vanno a finanziare la mostra e a fare dei microambienti che spieghino bene un po' le visioni future. Cartel nello specifico ne sponsorizza tre. Uno disegnato da Ettore Sozzas, che è questo, guardate che meraviglia. Guardate, questi sono moduli praticamente per un
per una domesticità da interpretare in maniera assolutamente informale, no? Questo è ancora Sozza, questi sono Zanuso e Sapper, anche qui modelli abitativi, e questa è la Gaia Olenti, anche questo tutto su sponsorizzazione di carta. Vedete che a me interessa tantissimo l'innovazione del linguaggio di questi ambienti. E ora vado a mostrarvi, e questo, guardate, purtroppo è un colpo basso perché lui è un mio caro amico. Lui è Claudio Luti, l'attuale presidente di Cartel, che non è altro che il genero di Giulio Castelli, cioè si è sposato la figlia. Però state attenti, faccio un distinguo. Non è come all'italiana, che ne so, che Tronchetti si sposa la Pirelli, poi la molla, però eredita tutto. Cioè, non funziona così. Il buon Claudio Luti è stato il primo socio di Gianni Versace. Quindi quando ha venduto la Versace, la sua quota di Versace, aveva un pacco di soldi, è andato dal suocero e si è comprato l'azienda. Questo ve lo dico per inciso per capire come va veramente il sano capitalismo. Sta di fatto che Claudio, che torno a dire un mio carissimo amico, è stato presidente del COSMIT, l'ente che raggruppa tutti i produttori di design italiano, vive in questa casa. Porca troia, ragazzi. Cioè, io ve la mostro, ve la voglio far vedere, perché oggi siamo nel 2014, lui entra dentro queste mura. Quando vi dicevo del rischio conservazione, no? Del rischio retro, quando vi dico che a Miami io ho visto soltanto mobili anni 50, purtroppo la ricerca è fatta anche di innovazione sul linguaggio. Allora, se io chiamo un architetto che a Milano va per la maggiore fra i ricastri milanesi, che si chiama Maurizio Peregalli, che mi realizza questi ambienti così, mannaggia la morte, ma che fai, me li tiri fuori dal frigorifero? Non funziona sta roba qua. Cioè, io veramente, a me il Napoleone Rococchino che me lo ripropone nel 2014 è incoerente, è semplicemente incoerente, perché noi parliamo di innovazione, voi la fate sui materiali, noi dobbiamo fare sul linguaggio, e va fatta, dobbiamo continuare a farla. Insomma, Claudio vive in questa casa qui. Ve la volevo mostrare perché è abbastanza impietosa, anche perché poi vi metto sotto sta roba qui fatta nel 1970 da Werner Panton. Fate conto, nel 1970 succedeva questo, che la Bayer chiamava architetti, designer, eccetera, in questo caso un architetto danese che io adoro, che si chiama Werner Panton. Fate conto, c'era la fiera del mobile a Colonia, la Bayer ancorava delle grandi barche, Fincantieri del tempo le faceva, e poi chiamava i grandi architetti per arredarle, e diventavano questi ambienti di assoluta sperimentazione. Insomma, Claudio vive qua, e nel 70 Werner Panton faceva sta cosa qua. Guardate che cosa pazzesca. Io veramente, forse anche per questo io poi disegno cose del genere. Questo è il 2014, ma è una cosa che ho fatto nel 2002, ora semplicemente con dato gli i blocchi di stampo derotazionale ci possiamo permettere di farli sempre più ampi, riusciamo a fare anche oggetti come questo che prima era impensabile fare. Torniamo al 74, vediamo l'innovazione sul linguaggio di uno come Luigi Colani, quello che si è cambiato il nome, a proposito, un gigante assoluto, che forse, anzi, in Fiat lo conoscono molto bene, ho provato a far comprare all'Apo tutto il suo museo, perché è stato un innovatore di linguaggio pazzesco, obliato. Io odio l'oblio in cui cadono dei grandissimi ricercatori semplicemente per mancanza di comunicazione. C'è una cosa pazzesca, questo è stato un genio assoluto. Cioè, nel 74 mi disegna questa roba qui, che voleva essere nella sua testa la fusione fra il centauro e la moto, no? Cioè, guardate che oggetto pazzesco, ne ho uno in studio io. Enzo Mari, box del 75, Dalila, Gaetano Pesce. Cioè, voglio andare un po' veloce perché poi so che secondo me vi annoiate, e invece voglio arrivare a un punto importante. Questo Gaetano Pesce, il grandissimo, vi dicevo, che poi per aver fortuna Gaetano Pesce si è dovuto andare a New York. Anzi, prima si è anche accennato al perché non riusciamo a tenere i nostri cervelli qui in Campania. Ma lasciateli andare, è giusto che invece si mischino con i cervelli di altri paesi. Voi dovete essere in grado di attrarre, voi dovete essere attrattivi nei confronti dei cervelli di altri paesi. Anzi, bisognerebbe fare lo scambio. Senti, io ti do questi, tu che mi dai? Io ti do il centravanti, tu dammi un difensore centrale che mi serve. Arca miseria, così si fa. Ma chi volete tenervi? I ragazzi qua, con tutti i loro privilegi, le amicizie, le cose. Un ricercatore deve tagliarsi l'erba sotto i piedi per essere nel mood vero della ricerca. Quindi, veramente, io poi non so che tipo di chimere politicamente si inseguono. A me sembrano assurde, semplicemente assurde. Dicevo, Gaetano Pesce, infatti, si è andato a New York.
Questo è il Grand Theft Start nell'81, mi fa sto pezzo che è una cosa stupenda. Questo è il gioco della memoria, non è innovazione sul linguaggio. Tu mi puoi, per Galli, caro collega, puoi farmi ancora gli ambientini conservatori e tranquillizzanti? Ma porca miseria, questo fate conto che Philip Stark, anche lì i nostri cugini francesi, no? Questa poltrona qui la fa per gli appartamenti dell'Eliseo, perché lui, giovanissimo progettista, viene chiamato per ridisegnare gli appartamenti dell'Eliseo. Ma non era una novità, è tradizione che ci sia un assoluto scambio, no, fra professionalità. Quindi lui era l'architetto fico del tempo e l'Eliseo lo chiama. Voglio dire, questo ha vinto Chevalier des Arts et Lettres a 30 anni, cioè io credo che diventerò commendatore se ancora ho un titolo, questa roba qui, quando crepo. Quindi, però semplicemente perché c'è questo è tutto slegato, no, in questo paese, è tutto... Boh, vabbè, quando si parla di cultura è sempre a C minuscola. Io dico sempre, adesso abbiamo Franceschini, che a me sembra uno intelligente come ministro della cultura, ma perché abbiamo sempre messo dei ministri della cultura che erano dei brocchi? Cioè, la cultura è esattamente il petrolio di sto paese, noi le materie prime non ce l'abbiamo, abbiamo la cultura, abbiamo sempre messo i brocchi come ministri. Comunque, insomma, Philip Stark mette in discussione tutto, no? Cioè, vedete questa poltrona qui, è apparentemente tranquillizzante, giri e la caduta, no? E ancora Gaetano Pesce, Shiro Kuramata, questo poeticissimo giapponese che Sozzas diceva, questo a voi napoletani può interessare, cioè a Shiro, tu ti chiami Ciro, perché solo uno che si... cioè un giapponese poeticissimo, carnalissimo, questo è uno dei miei autori preferiti, quando avrete possibilità di approfondirlo, veramente un genio assoluto, morto qualche anno fa. Ron Arad, anche qui prodotta da... questo è stato un bestseller di carte per molto tempo, vedete che alla fine presentava poi possibilità di montaggio sulla parete particolarmente versatili, no? Le materie plastiche. Questo è Gaetano Pesce che nella sua casa di Bahia usa la materia plastica in maniera abbastanza primitiva, se vogliamo, guardate come dice, però siamo nel 1998, ci sta ancora. Ok, allora arriviamo qua. Stampaggio a iniezione. Sapete, io mi confronto continuamente con le aziende. Allora, quando arrivi con un disegno, lo stampaggio a iniezione oggi presenta delle grandi difficoltà. Perché? Perché i costi dello stampo sono altissimi e perché presuppone dei grandissimi numeri. Vedete i macchinari dello stampaggio a iniezione, questo è una cosa di Cartel. Ok. Questo è un prodotto di Stark, guardate la diretta corrispondenza, vedete come la plastica può permettere qualsiasi cosa, no? È fatto con intelligenza, a me interessa questo ragionamento. Sta di fatto che vi mostro questa sedia, no, questa è un'altra, comunque questa sedia ve la mostro perché ho chiamato Cartel prima di venire qui e gli ho detto: ragazzi, cos'è che vendete di più oggi? Vendiamo questa, la Louis Ghost, e un'altra che vi mostro dopo, si chiama la Trimasters, però il numero di pezzi prodotti all'anno dei loro bestseller è 150.000. Cioè, voi fate conto che 10 anni fa ne vendevano dei loro bestseller 1,5 milioni. Per andare a break even con un pezzo in stampaggio a iniezione, ma minimo devi fare 20.000 pezzi, minimo. Di quasi niente si fa 20.000 pezzi oggi. Cioè, io ho un bestseller che dopo vi mostro per un'azienda che si chiama Driade, che fa 5.000 pezzi, è il bestseller di Driade. Allora vedete che le tecnologie evidentemente devono cambiare, quindi dallo stampaggio a iniezione con cui riesco a stampare queste bellissime sedie, guardate, voglio dire, lo stampaggio a iniezione evidentemente lavora sugli spessori minimi, lavora sulla resistenza del materiale tarata, no? Questa è la Trimasters che vi dicevo, l'altro bestseller di Driade. Arriviamo a questo, che è lo stampaggio rotazionale. Ecco, nei produttori di plastica e design questo è diventato il trend assoluto, perché tra l'altro viene mutuato dalla produzione di contenitori per liquidi. Quindi fate conto, è come se venisse, non so spiegarlo a voi, lo spiego a te, perché voi lo sapete sicuro. Allora, sai che serve lo stampaggio rotazionale? Serve, tu praticamente nello stampo ci soffi dentro e lui si va a formare sulla camera esterna dello stampo, quindi è esattamente per fare dei contenitori, è come se tu soffiassi i vetri stampati, è esattamente una roba del genere.
Allora viene fatto con tecnologie molto più semplici, gli stampi costano meno e allora ci si può permettere anche serie limitate di qualche centinaio o qualche migliaio di pezzi. Allora vedete che però si riesce a fare anche cose molto voluminose, molto interessanti. Quello è un progetto di Alessandro Mendini fatto nel 78. Quello era evidentemente una critica ai costumi, il puntinismo applicato su un oggetto barocchetto, brianzolo, che ora viene trasferito in rotazionale da Magis. Vedete l'innovazione sul linguaggio, tu lavori sul blocco, però poi ne asporti delle parti. Questo è un mio oggetto, vedete... questo è un altro mio oggetto. Vedete, sono tutti, ecco, questo è il best seller di Driade, interessante, no? Anche perché quando col proprietario Enrico Astori gli portai questo oggetto qui, a lui piaceva moltissimo, disse: Fabio, non ne venderemo una, è diventato il best seller. Anche lì, no, il fiuto degli imprenditori. Ma qual è il fiuto degli imprenditori, ragazzi? Cioè, non si sa niente in anticipo. La vita bisogna viverla per capire che io, se non vedo quel gradino lì, inciampo. È così, no? Quindi, cioè, la ricerca è esattamente questo, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Zadid, questo è un pezzo bellissimo, questo è il pezzo più grosso di stampaggio rotazionale che si sia riusciti però a realizzare, un divano che sto facendo in Brasile, tra l'altro. E mi interessava mostrarvi anche questa perché arrivo al ragionamento. Allora, la grande serie nel design stampaggio a iniezione. La serie diventa sempre più piccola. Allora andiamo sullo stampaggio rotazionale. E qui, ad esempio, mi interessa che questo collettivo di artisti che si chiama Cracking Art, italiano, realizzi soltanto opere fatte in stampaggio rotazionale. Quindi questo mi porta a dire, ma scusate, ma l'opera era una, no? Inimitabile, cioè la Gioconda, l'origine du monde. Ora, l'opera va sempre più verso il multiplo e il design va sempre più in numero piccolo, cioè è come se si stessero incontrando a metà strada, perché tanto, voglio dire, di opere d'arte i privilegiati ce ne sono sempre di più e ne vogliono sempre più dello stesso oggetto. Di design non riusciamo a vendere i grandi numeri, cioè come veramente le tecnologie stanno andando tutte verso, lo diceva Polito prima, l'ha citato, no? Lo stampaggio 3D, no? La stereolitografia, esattamente, cioè nel mio studio io ho una stampante 3D, in tutti gli studi ci sono le stampanti 3D, il problema è che arriveranno in tutte le case, voglio dire, io perché di un piccolo oggettino, ma anche di un ricambio di un meccanismo, devo ordinarlo dal negozio, la spedizione, la cosa, mi mandano il file, pago il 0,99 tipo la canzone su iTunes e con la mia stampante 3D lo sostituisco. Cioè, questo è evidentemente il futuro, anche perché guardate che libertà di linguaggio che offre. Voglio dire, questo oggetto qui, se io avessi voluto realizzarlo con uno stampo, con tutti come si dice, come cazzo si dice? Sottosquadro, si vede che sei un astronauta, con tutti i sottosquadro, no? Cioè, era impossibile farlo, quindi c'è una libertà di linguaggio assoluta. Io trovo che questa evoluzione sia da abbracciare, no? Proprio da, altro che dici poi non ci saranno più produzioni industriali, ma quelle ci saranno sempre, semplicemente si metteranno più a fuoco, anzi, cioè, il futuro è sempre roseo, ragazzi. E qui vedete cosa si riesce a realizzare con stampanti 3D. Questo tra l'altro non è manco una stampante 3D, questo è un vecchio macchinario industriale che sto ragazzo, un olandese, mio amico che conosco, realizza su grande scala, è una specie di stampaggio 3D ma con vecchi macchinari industriali, cioè proprio questo è ancora più primitivo, se volete, no? Questo, vabbè, poi arriviamo proprio alla plastica spalmata, cioè mi piace come la plastica ancora oggi riesca, no, a rappresentare un linguaggio fortissimo per chi si occupa di creatività. E poi, voglio dire, guardate cosa nasce, questa è un'azienda brasiliana, si chiama Melissa, o pensate al fenomeno della Guayanas, voglio dire. Però, evidentemente, no, voglio dire, poi questo è il controbilanciamento di tutto questo ragionamento, cioè il buon Giulio Natta, quando si inventa il supermateriale, semplicemente lo sta tarando su un periodo di vita che è molto più lungo rispetto al nostro. Cioè le plastiche, per smaltirsi completamente nel ciclo, ci mettono dai 400 ai 500 anni. E questo è il vero problema. Il vero problema è che sono troppi. Sono troppi. Cioè,
Poi hai voglia a far così, questo è Tony Craig, questo è un artista che io amo moltissimo, nel 78, in cui non si parlava ancora di queste cose qui, inizia proprio a domandarsi dal punto di vista critico cosa sia tutto questo, no? Oppure Enzo Mari, questo è un grandissimo design italiano, lui è stato chiamato sempre la coscienza critica del design italiano. Vedete nel 95 per Alessi fa questa edizione limitata di bottiglie di plastica tagliate a mano, cioè questa è una provocazione meravigliosa, vendute a prezzo altissimo, anche, proprio provocazione pura, no? Questa è una mostra che ho fatto io nel 96 con queste specie di igloo fatte di bottiglie di plastica, perché poi hanno delle caratteristiche meravigliose questi oggetti, sono dei contenitori fantastici, semplicemente però li interpretiamo malissimo, perché l'uomo è a rischio cattiva interpretazione. Questo è un altro amico, Massimiliano Dami, che fa Cheap Murano, cioè il titolo è meraviglioso, cioè si mette a fare dei finti oggetti in Murano con le bottiglie di plastica. O sempre lui che fa il fossile moderno, vedete, prende questi oggetti di plastica, li mette, cioè, questi sono veramente, vedete come il linguaggio sempre di più vada metabolizzando tutto questo momento contraddittorio, no? Che stiamo vivendo. Vedete, questi sono i fratelli Campana, sono due designer brasiliani bravissimi che si mettono a unire queste sedie di plastica che si trovano nei baretti a San Paolo, dove loro vivono, con invece tutti i ragionamenti di artigianato, quindi a tessere i materiali, a farli sposare insieme. Fate conto che questi, cioè per capirci, un oggetto come questo può essere battuto ad un'asta a 200.000 euro. Interessante questo fatto. Cioè, poi i ricchi sono pazzi veri. Com'è? Sì, meno male. Bisogna un po' aiutarli però, eh? Guarda, perché no, ma sai perché? Veramente io mi sono reso conto a Miami. C'è un sacco di... Allora, guarda, ero all'anteprima di questo Art Basel, no? Era alle 11. Ero lì alle 11 meno un quarto. Io dopo 30 anni a Milano sono diventato più puntuale di uno svizzero. Insomma, ci credi che c'era la ressa per entrare, ma non era una ressa fatta di coglioni, erano tutti miliardari, Leonardo DiCaprio, Puff Daddy, Owen Wilson, cioè, ma sgomitavano per arrivare a comprarsi, che ne so, avrò visto 30 Picasso, cioè, e a volte veramente mi sembravano i saldi da H&M, non lo so, è esattamente la stessa cosa, semplicemente con qualche zero in più. Cioè, ecco perché dico, veramente i soldi sono solo uno strumento, bisognerebbe proprio educare le coscienze, questo credo che sia il dovere di ciascuno di noi proprio, no? Questa è una sedia fatta da questo mio amico che si chiama Marcel Wanders con Magis, proprio sul PET, cioè provare ad usare PET in altre forme. Tra l'altro, nel super materiale di natta c'era anche il fatto che era riciclabile. Cioè, noi comunque la plastica la potremmo riciclare, non ci mettiamo nelle condizioni di farlo perché è costoso, problemi, cioè, più facile buttarlo il sacchettino e dimenticarsi. Lo vediamo nei dettagli. E qua c'è un'esperienza, quella di David Rothschild col plastichi, che mi interessa questa esperienza qui, perché sto ragazzo, figlio di ottima famiglia, i De Rothschild non hanno bisogno di presentazioni, a un certo punto si costruisce questa barca fatta di bottiglie di plastica per andare a esplorare l'oceano e poi andiamo a vedere cosa trova. Sai, fatto, questa è una bottiglia di Ross Lovegrove, guardate come l'estetica del non finito, no? Sulla bottiglia di plastica, questa sembra già cartocciata. Questa ha fatto buoni numeri questo oggetto qui. Oppure vedete in questo oggetto di Paolo Ulian, un giovane designer italiano molto bravo, come la cartoccia e ti diventa un appendiabiti, no? Oppure guardate come si cerca di imitare la natura. Questo è un progetto fatto da due designer sofisticatissimi francesi, miei coetanei, per Vitra, che in questo momento è il più grosso produttore di design del mondo. E vuole semplicemente mimare la natura con un modulo di plastica assemblabile che crea questa specie di vegetazione, infatti lo chiamano alghe. Oppure guardate con delle cannucce di plastica come ci si esprime anche artisticamente, no? Questo è Tokujin Yoshoka, un giapponese sensibilissimo, oppure questa artista italiana era Francesca Pasquali, questa opera per esempio era esposta a Miami. Oppure mi interessa mostrarvi questo, e qui sei tu di Fiat, no? Guarda, io credo che voi siete dei disgraziati, perché dopo la 500, questo oggetto qui dovevate farlo voi. Questa è venuta fuori dal centro di ricerca Swatch, quando c'era Franco Bosisio, cioè stiamo parlando che io studiavo ancora, quindi
stiamo parlando di tanti anni fa, 25 anni fa. Cioè, questo oggetto era vostro, come avete fatto a non farlo? Anche perché vi dico, io non ho mai capito perché, io non so quanti di voi lo sanno, ok? Mostro questa foto perché lo sportello, tutti i pezzi che non sono la scatola d'acciaio, sono di plastica deformabile. Cioè, se tu premi lo sportello della Smart, torna indietro. Cioè, noi rinunciamo a tutte le ammaccature dal carrozziere con la Smart. Cioè, non è mai stato oggetto di veicolo pubblicitario nella vendita della Smart. C'è tanta gente che c'ha la Smart, io a volte vado, gli faccio così sullo sportello, dicono, cazzo fai? Non lo sanno. Non sanno delle proprietà dell'uso della plastica sulla Smart. Cosa pazzesca. Oppure chiudo con questo stadio e l'Allianz Arena, guardate come il tessuto architettonico, oramai la plastica sia... No, è sdoganatissima, sdoganatissima. Allora torniamo a Tony Craig, Self Portrait dell'84, e torniamo a Plastichi. Perché torniamo a Plastichi? In questo suo viaggio David Rothschild ha scoperto questa cosa pazzesca, che è il Great Pacific Garbage Path. Allora fate conto che nel Pacifico c'è un semicontinente fatto per una serie di gioco delle correnti, fatto semplicemente di materie plastiche aggregate, ma che coprono una superficie grande quanto 5 stati messi assieme. Cioè, qui ci sono dei dati importanti, ma guardatela sulla pianta, cioè guardate la dimensione rispetto al pianeta, no? Allora lui in questo viaggio ha detto, si è posto questo problema, questo è interessantissimo, se fossero quell'aggregato di bottiglie che vi ho mostrato prima, quelle proprio a pelo acqua fatto di flaconi di detersivo e bicchieri di plastica, eccetera, in qualche maniera sarebbe facile sensibilizzare le persone e sarebbe anche facile andare a raccoglierle. Però queste plastiche intelligenti non si biodegradano, ma si fotodegradano. Quindi che succede? Se tu vai a vedere il garbage path, per 10 metri sotto a livello del mare, questi elementi si sono fotodegradati e sono diventati molecole di polimero, assomiglianti in maniera fortissima al plancton. Il vero problema quindi è che non le vedi, non riesci a sensibilizzare la gente e i pesci se ne mangiano ed entrano nella catena alimentare. Tutto sto sushi che ci andiamo mangiando, perché poi i giapponesi pescano là, eh? Cioè, tutto è tutto nella catena alimentare. E allora qui, ecco il grillo parlante, che cosa vi porta? Vi porta una notiziola di una settimana fa. Questa è una cosa che vi può interessare, vi può dare grandi spunti di ricerca. Questa è una cosa uscita una settimana fa su un sito di design, ed è accaduta ad Eindhoven. Eindhoven è la più grande scuola di design degli ultimi 15 anni. È stato un laboratorio pazzesco, perché c'era sta signora, si chiama Lee Edelkort, perché poi sono sempre le persone che fanno la differenza. In quello con Trombetti mi trovo totalmente d'accordo. Infatti Eva mi piace molto, Eva è un po' Lee Edelkort. Cioè, funziona così. Sta signora ha creato l'humus ideale per cui tantissimi talenti sono venuti fuori da quella scuola e continuano a venire fuori oggi. Questo è un gruppo di designer austriaci che insieme all'Università di Utrecht sta sviluppando un fungo che aggredisce le molecole dei polimeri e le fa diventare biomasse. È una cosa pazzesca. Cioè, voglio dire, se noi non riusciamo... Allora, due strade ci sono, secondo me, parlando a voi che siete quelli che le cose le fanno. Ci sono due strade. O ragionare su materiali che hanno le stesse caratteristiche dei polimeri, le stesse caratteristiche tecniche dei polimeri, ma siano facilmente biodegradabili. E su questo devo dirvi, c'è il buon Roberto Cingolani, mi ha mostrato all'IT di Genova dei materiali che io voglio portare in cartel, che sono fatti esattamente da cibo, da compost, che viene lavorato e si ottengono delle materie simili a quelle plastiche. Sta di fatto che noi negli ultimi però 30 anni abbiamo liberato una tale massa di plastiche che il binario parallelo del fungo che mi aggredisce il polimero lo dobbiamo portare avanti, è inevitabile, perché sennò tutto quel garbage path che vedevamo nell'immagine precedente, come pensate di smaltirlo? Quindi secondo me le due strade di ricerca sono queste, perché alla plastica non ci rinunciamo, è troppo un super materiale. Poi diciamo plastica, il futuro è nella plastica, ma oggi ha un'accezione negativa, ma dovrebbe tornare ad avere un'accezione positiva, come nel filmatino di Mike Nichols.
Quindi questo secondo me è una grandissima strada di ricerca. Io vi invito ad andare ad approfondire questa cosa qui, è veramente venuta fuori una settimana fa. Sono degli studenti austriaci, scuola di design di Eindhoven, e stanno collaborando con l'Università di Utrecht. Ok, vi sto dando i dati, per piacere approfondite, voi siete i cervelloni. Vi lascio con questa... con quest'opera, 2001 è sbagliato, questa è del 2012, al Macro di Roma, fatta da questo artista di origine camerunense. Mi piace il fatto che lui sia di origine camerunense, cioè queste buste, qui secondo me si mischia tutto, no? Si mischia Up, l'animazione di Pixar, cioè, avete presente la casetta con i palloncini, il vecchietto, eccetera. Secondo me si mischia questa roba qui al fatto che purtroppo in Africa c'hanno tante di quelle buste che gli buttiamo noi dall'altra parte del mare, che poverini sono subissati. E chiudo con questo filmato meraviglioso tratto da American Beauty di Sam Mendes, un film del 1999 che ha vinto diversi Oscar. Bene, probabilmente questa busta qui sta ancora volando per le strade della cittadina americana rappresentata da Sam Mendes, proprio perché è tarata su un altro periodo di vita, e noi moriremo e quella busta lì starà ancora volando. Quindi o vi create questo problema o sono... Grazie a tutti.